Diamo nuovamente la linea a Annabella D'Argento perché con Fabrizio Capaccioli, Managing Director di Asacert, quindi linea all'arra. Annalisa, come abbiamo detto anche nel precedente collegamento, la sostenibilità è un tema al centro dell'attenzione di questi 2 giorni qui al convegno annuale di ARRA. Sono in compagnia del dottor Fabrizio Capaccioli, Managing Director di Asocert. Ben trovato. Grazie. Innanzitutto descriviamo di che cosa si occupa Asocert. Asacert è un'azienda che si occupa di verifiche, valutazioni, controlli e certificazioni, per cui siamo uno dei leader in Italia nel mondo delle attività di auditing. Emettiamo certificati e rapporti di controllo un po' in tutti i settori. Ci occupiamo da anni delle problematiche aziendali dell'azienda, dalla piccola e media impresa alla grande industria italiana. Nel corso della nostra vita ci siamo trovati a dover approcciare anche un processo di internazionalizzazione proprio perché il cliente italiano, per fortuna, ha iniziato ad approcciare anche mercati esteri, quindi inevitabilmente la nostra azienda ha acquisito un respiro internazionale aprendo sedi dirette di diretto controllo della società italiana, ma anche unit in varie parti del mondo, penso Indonesia, Malesia, Singapore e Cina. È diverso parlare di sostenibilità per il mercato italiano rispetto a paesi come l'India, come la Cina. Assolutamente sì, ci troviamo ad affrontare in questo preciso momento storico, anche grazie all'introduzione, per esempio, della dichiarazione non finanziaria, del decreto recepimento di direttive della Comunità Europea, alcuni temi che non sono più prettamente legati solo alla capacità di un'azienda di generare reddito in senso stretto. Oggi dobbiamo un po' cambiare approccio alla visione di un'azienda e non pensare più a quelli che sono i KPI di un'azienda, quindi non guardare più solo fatturato e turnover alla fine dell'anno. Dobbiamo pensare come questa azienda, come le nostre aziende, nel tempo saranno in grado di crescere, di continuare a crescere in maniera sostenibile. Oggi non si può più prescindere, per esempio, dall'utilizzo delle risorse energetiche, dallo sfruttamento del suolo, dallo sfruttamento dell'acqua, elemento fondamentale che le stesse Nazioni Unite tengono in doverosa considerazione. Non possiamo pensare ad applicazioni discriminatorie nell'ambito, per esempio, del genere all'interno delle aziende. Non possiamo prescindere da aspetti quali la sicurezza sul lavoro e la gestione della corruzione, sia diretta che indiretta. Ecco, diciamo per i nostri telespettatori, spieghiamo uno dei temi principali della tavola rotonda appena conclusa, alla quale lei ha partecipato come relatore. Si è parlato della direttiva europea che è stata appunto recepita dall'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 254 del 2016, il quale impone alle aziende di grandi dimensioni di fornire una dichiarazione a corredo, come diceva, della tradizionale rendicontazione finanziaria sui temi di carattere appunto non finanziario legati alla sostenibilità. Da questa tavola rotonda, quali sono stati gli spunti più interessanti che sono emersi nel dibattito? Ma facendo una battuta, lo spunto più interessante naturalmente è il mio, ma detto questo, mi pare che la platea abbia trattato in maniera molto esaustiva e piuttosto profonda il tema sia dell'applicazione del decreto con la dichiarazione non finanziaria, sia degli aspetti di sostenibilità. Il recepimento in Italia della direttiva, e quindi l'applicazione del decreto, ha reso obbligatorio la redazione di questo documento non finanziario. Ma questo perché inevitabilmente noi siamo sempre stati portati a pensare alla redazione di un bilancio, alla redazione di un documento che fosse esclusivamente il dato economico. Quindi oggi, quando si analizza un aspetto legato all'azienda, si pensano ai dati di ROI, EBITDA e quant'altro. All'interno della DNF invece siamo costretti a inserire aspetti che erano quelli che testé enunciavo, legati proprio allo sfruttamento di tutta una serie di aspetti: energia, ambiente, acqua, lavoro, codici di condotta nei confronti del personale, da cui non si può più prescindere. Quindi è un obbligo imposto dalla legge che,
tuttavia ancora, e questo mi pare sia emerso durante la tavola rotonda, le aziende, anche le grandi aziende, vista la presenza di Ferrovie dello Stato, hanno in una visione un po' prospettica avviato, ma con un percorso, diciamo, di avvicinamento alla sua recepimento complessivo un po' lento. Però, come dicevamo, la strada è tracciata. La strada è assolutamente tracciata. Il nostro consiglio, che è un po' quello che è emerso durante l'intervento, è affidarsi a tutto ciò che in qualche modo è certificabile, e penso in particolare agli standard normativi come la corruzione, la ISO 37001 piuttosto che la 45001 sulla sicurezza sul lavoro, o la 9001 sulla qualità, la 14 sull'ambiente, ma soprattutto, per esempio, per quanto riguarda il bilancio di sostenibilità, utilizzare uno strumento che abbiamo messo a punto da qualche tempo, che mira a emettere un attestato di validazione del bilancio di sostenibilità, che è un documento utilizzabile e spendibile nei confronti di tutti gli stakeholder con cui noi normalmente ci relazioniamo. Bene, grazie, grazie Fabrizio Capaccioli per essere stato con noi, buon proseguimento qui al Convegno AR. Grazie a lei, grazie a voi e grazie alle fonti, e buona prosecuzione.